una canzone, non è che possiamo scrivere un libro, perché ci deve stare più o meno 3 minuti. Ma nasce prima il testo e poi la musica o viceversa? Secondo voi? Dipende. Quello che abbiamo scritto fino adesso è: siamo figli dell'oggi, non abbiamo lavoro. L'idea di usare due protagonisti, un immigrato o un giovane, e il giovane potrebbe essere qualcuno che prendiamo come esempio all'interno del nostro. Canticchiare qualcosa e metterci su queste parole. Sinceramente non mi aspettavo che riuscissimo a mettere insieme così velocemente un testo che fa una canzone interamente fatta da noi. Bello, divertente, elettrizzante. Ci sono dei giusti spunti anche per trarre qualche altra conclusione all'altra della musica. Assolutamente interessante. C'è un momento della creatività in cui la cosa è, come dire, una Lorenzo ci guiderà nel conoscere il nostro corpo e ricondurlo a un momento musicale. Lui si attacca, vabbè, all'energia che si è sprigionata in questo periodo, e anche la forte coesione, quantomeno il tentativo di avere questa coesione tutti quanti insieme. Guarda che belle cose che riusciamo a fare insieme. La seconda è stata pensare come siamo stati bravi ad imparare velocemente una cosa che credo nessuno di noi o quasi l'ha mai fatto. Sorridenti, contenti, anche tutti.
quello che mi è piaciuto particolarmente rispetto ad altre attività di team building del passato. Mancava l'elemento della competizione, abbiamo fatto veramente qualcosa tutti insieme. Allora, carica positiva, energia e poi vedere che ognuno era intento a suonare il proprio ritmo, però doveva comunque stare attento a quello che suonavano gli altri, quindi ognuno contribuiva tenendo l'occhio vigile sugli altri a raggiungere lo stesso ritmo, quindi risultato comune anche con gli altri. Mostra che non è detto che delle melodie diverse non possano incontrarsi per dare vita a qualcosa di più grande e bello. Sì, il fatto di ascoltarci fra di noi e il fatto soprattutto di non aver paura a sbagliare. E nel momento in cui si sbagliava, però appunto bastava guardare il compagno, il vicino, l'altro per avere il coraggio di riprendere il ritmo e buttarsi nella mischia, e questo ha creato il movimento. E poi utilizzare la musica come condivisione e anche come modo di divertirsi insieme per provare a fare qualcosa diverso, unendosi e cercando comunque di provarci. Guarda, per me è stata la prima esperienza, cioè in questo senso, perché non avevo mai fatto qualcosa di questo genere da quando comunque lavoro, no? E mi sono divertito un casino, cioè... Ritrovare il ritmo nelle persone che mi stanno di fianco, e secondo me c'è una metafora pazzesca qui dentro. Cioè spesso invece nella vita non capita questo, cioè tu ti perdi e cerchi la tua strada da solo invece che guardarti in giro e avere un ascolto periferico di quello che ti accade intorno. A me la cosa che sinceramente ha sorpreso di più è stata che all'inizio io ritenevo possibile, pensabile, in breve tempo di riuscire veramente ad andare, cioè ognuno a rispettare la sua parte, poi invece in pochissimo tempo siamo riusciti effettivamente a produrre una cosa che secondo me alla fine anche proprio come qualità era buona, insomma. Sono d'accordo sul discorso dell'orchestra, no? Come le persone di fianco comunque ti diano fiducia rispetto a quello che tu stai facendo, perché stiamo tutti guardando verso, diciamo, non un pezzettino singolo, ma diciamo, tutta l'opera poi finale. Sicuramente attività divertenti, nonostante all'inizio magari uno pensi che possano non esserlo, e quindi mi hanno, diciamo, sono rimasto abbastanza sorpreso anche dal tipo di attività nella sua, diciamo, completezza. Innanzitutto abbiamo rispettato la figura del leader in questo senso e abbiamo seguito lui. Lui poi ci ha detto quello che dovevamo fare e poi tra di noi logicamente ci siamo fidati l'un dell'altro perché avevamo una linea guida. Il momento in cui mi mettevo ad ascoltare, per esempio, quello che era il risultato finale, perdevo il mio ritmo e allora dovevo un attimino riprenderlo guardando chi come me lavorava nello stesso anno. Il coraggio di giocare la partita, il mio messaggio per la tua vita. Abbi coraggio di giocare la partita. Siamo caduti ancora una volta e sembra quasi non ci sia una svolta. Sacrifici.